Orlando Home Beats, una nuova nata in questa grande galleria che è la Galleria Orlando. Una grande novità, una grande novità che piace già tantissimo ad alcuni di voi che ne hanno approfittato e quindi sta diventando ormai qualcosa di sempre più richiesto. Tutti voi conoscete Beats il momento in cui mi affidate delle opere, lo le presentiamo nei nostri studi, nella nostra galleria, in diretta in tutta Italia e facciamo fare il prezzo al grande pubblico di collezionisti che ci seguono ogni giorno. Con Orlando Homebeats invece è ancora tutto più veloce e più rapido. Perché? Perché entriamo nelle vostre case, io e la mia squadra, i miei tecnici, il mio centronino, ci trasferiamo direttamente a casa vostra e trasmettiamo in diretta in tutta Italia e proponiamo le vostre opere. È tutto molto più veloce. Proponiamo le vostre opere che avete appese, che avete in casa o dovunque le abbiate nella vostra abitazione le proponiamo in diretta in tutta Italia che le opere direttamente da casa vostra noi le consegniamo a casa dei clienti. Volete usufruire di questo nuovo servizio? È molto semplice, contattateci alla mail info-orlandoarte.it oppure potete contattarci su Facebook alla pagina Orlando Arte mandandoci un messaggio oppure allo 030 7282 900 ogni giorno. Миллионы километров облетал искусственный спутник вокруг Земли. И всюду следят за ним. In diretta dalla Galleria Orlando va in onda una trasmissione di Antiquariato. Signore e signori, una buonasera per ben ritrovati. Un saluto da Alessandro Orlando, come state? Mamma mia quanta strada oggi, sotto la pioggia, il vento, la bufera, ma ce l'abbiamo fatta, è stata una bella avventura. Ieri eravamo sulla Riviera Adriatica, adesso siamo sul Tirreno, siamo sull'altro sull mare. E mentre attraversavo l'Italia, mi sono fermato da un signore in Emilia, che mi ha fatto vedere. Credo di poter dire una delle collezioni più incredibili, di cui vedrete la luce eh, tra un paio di settimane eh, dove avrò modo di poter eh, affrontare una Home Beats davvero di quelli incredibili, perché veramente ci sono. O, oltre il numero, proprio la qualità delle, dei lotti, davvero incredibili. Bene, eh, è stata veramente una giornata. Magnifica la giornata, però non finisce mai da Orlando Arte, perché adesso siamo in diretta fino all'una del mattino in questa bella trasmissione. Questo è un home beats e lo si capisce dalla voce, dalle luci e dalle varie, nonostante noi abbiamo, quando ci spostiamo in home beats, portiamo delle tavole grigie eh, che servono per non fare i buchi nelle pareti delle persone, perché siamo in una proprietà privata e quindi non, non potremo mai fare eh, buchi nei muri, no? E quindi abbiamo queste, ci spostiamo con queste assi grigie che ci consentono di appendere i quadri. Una collezione privata è importante, è di altissimo livello, dove ci sono alcuni mobili, alcuni oggetti e dipinti antichi, che so che l'argomento vi interessa. Sono iniziati ufficialmente i nostri home beats maglioncino, cioè quando vedete Orlando col maglioncino... Cosa vuol dire? Che sono, è molto freddo, ve rassicuro. Siamo a metri, eh, quattro metri dal mare, proprio il mare è proprio di fronte a noi. E eh, fa freddissimo, ve lo dico, infatti anche i miei Roby, Ami, sono tutti belli con i maglioni, i cappotti al centralino. E quindi adesso dobbiamo scaldarci un po' con, con le opere d'arte che offriamo, soprattutto in questa formula straordinaria del Home Beats che so che vi piace, vi diverte. Abbiamo un programma oggi, eh, stasera anzi, pochi minuti fa, prima della messa in onda, abbiamo buttato giù quello che è il programma fino al 9 di gennaio ed è un programma molto ricco, molto importante di eh, trasferte. Eh, non ve lo comunico per due motivi. Prima perché l'ho appena buttato giù, quindi probabilmente è, è passibile di variazioni. Uh, anche perché sono molti home beats, molte trasferte, ma non ve lo dico anche perché se sennò poi ci copiano e quindi no, non va bene, bisogna sempre fare delle sorprese qua in Orlando Arte, l'ho capito in questi anni. Allora, io comincerei immediatamente, mm, non c'è prima tranche, seconda tranche uh, top perché la collezione è importante, vedrete dei capolavori già dall'inizio e eh, durante tutta la serata perché poi ovviamente siamo in una... Proprietà privata, dove non avevamo a disposizione abbastanza pareti per poter collocare tutti i lotti, quindi saranno intercambiati in corso d'opera. E eh, vorrei subito iniziare da questi, questi momenti di collezionismo favoloso. Scusate le spalle, è possibile? Posso già muovermi da qua? Come? Sì, e lo facciamo subito con questo eccezionale. Elegante e raffinato mobile bar, Napoleon III, quindi Napoleone III, di, quelli, di quei mobili raffinati, belli, davvero È La prima volta che vedo un, un mobile che quando è chiuso sembra un secrétaire, poi dopo lo apri e, e scopri tutti questi specchi. Attenzione perché è un capolavoro Napoleone III, di quelli giusti, con gli specchi giusti, coevi dell'epoca. Con queste ringhierine in bronzo, ancora tutte intatte, eh, potete collocare i bicchieri, le bottiglie. E gli specchi sono tutti veri, tutti giusti ancora, quelli, quelli originali. È veramente raro, credetemi, difficilissimo da trovare. Io, la prima volta che lo vedo, un grande cassetto nella parte alta. Poi chiaramente vedete, si chiude: questo, uno lo può tenere anche eh, chiuse queste due ante. Voilà. E poi, vedete, questo si chiude così e poi dopo, una volta chiuso, vedete, scompare tutto quel, eh, la, le, i vari scomparti dove collocare cose. Nella parte bassa c'è un'anta piuttosto eh, capiente e, nonostante questo, è un mobile snello, di quelli che piacciono a voi, cioè non quei mobili troppo grossi, invasivi, eh, che prendono troppo spazio. Il marmo sagomato è il suo, coevo, che era una parte alta, e questo è uno di quei mobili rari, dove addirittura compaiono delle placche, vedete, in ceramica dipinte, che sono due gioiellini. Uno qua, si vedono sui pomelli, e uno dall'altra parte. Il mobile è perfetto, intatto, ed è l'otto numero 154. Adesso ve lo riapriamo. Come dico sempre, nelle case più belle del mondo ci sono mobili piccoli ma molto preziosi, esattamente come questo. Poi vedete, è, una, è stato fatto in maniera intelligente. Puoi venire da me per favore? Vedi che c'è un doppio gioco qua, vedete, di, non ho un monitor, adesso vedo anch'io, un doppio gioco che consente di poterlo aprire totalmente, per poter, ecco in questo modo. Veramente bello, lui. mi piace molto questo mobile. È meraviglioso poi mettere delle bottiglie importanti nei bicchieri e offrire qualcosa di buono da bere ai vostri ospiti con uno scrigno così bello. Il mobile che vedete, dunque, è numero 154, adesso vi do anche la sua stima. Pensate che è di soltanto 9000 euro, nonostante questo il prezzo lo fate voi. È veramente molto, molto bello. Divertitevi. E cominciamo questa bella trasmissione con un mobile prezioso. Eh, parliamo, siccome i mobili sono veramente molto pochi, eh, compreso l'oggettistica, quindi se siete d'accordo faccio, faccio Alessio al Centralino. Ecco. Ok. Ok, allora, un attimo solo. Eh? Allora, eh, non so se appunto hanno sentito la mia presentazione della, del mio, uh, del mobile qua, di questo mobile davvero magnifico, ripeto il prezzo lo fate voi, allora ripeto i mobili sono pochissimi, quindi se siete d'accordo, scusate, se siete d'accordo io farei prima i mobili che sono tutti qua, mobili oggettistica preziosa, poi passerei i dipinti, i dipinti sono tanti e quindi li facciamo in un secondo momento, quindi abbiamo iniziato, dicevo, con questo antico mobile bar con i suoi specchi coevi che è un amore e adesso proseguiamo con l'otto numero 150 il numero 150 arrivo ok allora dobbiamo eh, subito chiarire un aspetto questi sono i mobili decisamente dove sei coppia di moretti allora, questi sono eh, i mobili, mobili, insomma, oggettisti, come chiamate come volete, tra i più imitati al mondo. Cioè, cosa sono? I famosi moretti veneziani. Ora, questi invece è chiaro che la differenza qual è? Che questi sono autentici. Perché? Perché siamo in una proprietà privata. Quelli che vedete sono una coppia di moretti veneziani del set. Pensate che proprio quando è stato due settimane fa ero a Venezia per lavoro. Io ho alloggiato nell'hotel dove di solito alloggio un hotel, insomma anche di prestigio, e nella hall di questo prestigioso hotel veneziano c'era un moretto finto, cioè un moretto eh, nuovo, chiaro, di queste imitazioni terrificanti asiatiche. Ma eh, perché? Cos'è che si imita? Si imita quello che costa assai e quello che non si trova. Trovare moretti veri del 700, tra l'altro questi sono bellissimi che sono già elettrificati, Chiaro? Vedete solo inserire la spina e sono veri del 7, questo è molto importante. Una coppia di moretti così bella costa 15.000 euro. Perché? Perché sono veri, sono del 7. Nonostante questo il prezzo lo fate voi, anche per loro. Ed è la coppia numero 150. Lo farete voi, se vorrete, anche per questa. Il lotto numero 153 è una ribalta, attenti eh. Siamo a Bologna, la ribalta emiliana, dei primi anni del 1600, tutta in noce, che è qualcosa di spettacolare. Io sono innamorato di questa ribalta, particolarmente bella. Sono, pensate uno, due, tre, quattro, cinque. E poi questo cassetto centrale, la carlatoia, vedete, tutta in noce, radica di noce, con un disegno veramente favoloso. E la cosa che mi fa impazzire, e penso anche voi, è decisamente lo splendore dei cassetti. Guardate qua, sono tutti mossi, si vede? Bellissima, veramente bella. È uno di quei mobili che in mano ai soliti noti. Non, non meraviglierebbe sentirsi dire 45-50 euro, perché sono mobili ovviamente di altissimo antiquariato, introvabili, introvabili soprattutto poi con la sua ferramenta originale, con le guide in ordine, quindi mobile perfetto nonostante i suoi 400 anni, questo vuol dire decisamente qualcosa di molto speciale, molto molto bello lui, mai visto mobile così bello, elegante, mosso così tra l'altro. Molto bello anche sul fianco. Ora, scusate, le luci non so se consentano di, di vedere. Comunque, molto bello anche lo sfondo, eh, scusate, il, il fianco del mobile stesso. Bella e importante ribalta del 6, Emiliana. Siamo a Bologna, il numero 153, costa soltanto 15.000 euro. E dico soltanto perché. Veramente, ripeto, in mano a chi so io, ma anche a chi sapete voi, pensate cosa vi può chiedere di un mobile così. Veramente favoloso. Il prezzo lo fate voi, quello che volete. Non dimenticate che BITS, si chiama BITS, scusate la missione, che è l'acronimo di business, è un sistema che ho inventato ormai quasi sette anni fa per consentire a chi vuole realizzare in fretta di beni antichi, in questo caso, perché vuole realizzare per motivi personali. I proprietari di questi lotti ci invitano nelle loro case, nelle loro proprietà private, dove il mio compito è quello di assegnare il mobile a chi fa l'offerta più alta. Questa non è un'asta, non ci sono diritti d'asta e non avete nessun impegno all'acquisto. Come se non bastasse, se, se decidete di acquistare, voi potete vedere il lotto gratuitamente, qualunque esso sia, o a casa vostra o le nostre gallerie, o a Brescia o a Pietrasanta in Toscana. Se quando lo vedete, e solo allora, se decidete di acquistarlo, sarete voi a decidere come pagare, quando pagare, in che modo pagare, con che sistema pagare. Mentre io, i proprietari, li ripago immediatamente, a prescindere di come pagate voi. E questo fa girare la ruota del BITS, sempre meglio, no? Chiaro? Questo è veramente un mobile eccezionale, il prezzo lo fate voi quello che volete. Chiaro? Ora. Abbiamo appena parlato di una coppia di Moretti del 7, davvero stupenda, che è questa, poi al centralino vi danno misure, altezza, larghezza e quant'altro. Guardate, provenienti dalla stessa collezione, quest'altra coppia di Moretti, bellissima, perché questi sono veramente eccezionali. Questi non sono ehm, elettrificati, ma si possono elettrificare con poca spesa, perché qua erano contenuti, il, la proprietà aveva messo delle piante, chiaro? Delle piante, verdi, ok? Poi decidete voi se volete tenerle come portafiori piuttosto che elettrificarle. Si tratta del lotto numero 148 e tutti e due hanno una stima, anche in questo caso, di 12.000 euro. Non posso dividere ovviamente, ma il prezzo lo fate voi. Lo farete voi, se vorrete, anche per questo capolavoro, e questo è un cassettone del 7, di una delle botteghe più amate in tutto il mondo, perché ovviamente le bottega, la bottega inconfondibile è quella del mitico Maggiolini. Ora è chiaro che il Maggiolini è il, la, la bottega ebanista a Milano dell'Ottocento, tra le più conosciute in assoluto e più amate in tutto il mondo. E trovare una bottega del, del Maggiolini in una taverna dove siete voi a fare il prezzo, direi che è una bella chance, soprattutto questo mobile, perché ha un intarzio e un'ibalisteria davvero favolosa. Mobile elegante, sobrio, che chiaramente non nasce per essere messo in una camera da letto, ma nasce per essere messo in un salotto importante. Eh, in uno studio, in una sala. È meraviglioso, veramente meraviglioso. Siamo dunque a Milano e questo che vedete, il numero 152, ha una stima di 17-19 mila euro. Nonostante questo il prezzo lo fate voi anche per lui. L'offerta è libera. I proprietari di questi beni vogliono realizzare, chiaro? Ok. Ultimo mobile, sono pochi vi ho detto ma, ma preziosi, è questo tavolo da gioco. Ora ditemi se avete mai visto una cosa simile. È un tavolo da gioco con legno urbanizzato e altri materiali, dove al centro di esso c'è una scacchiera, per giocare a scacchi o dama, e questo che serviva, io non lo sapevo, per proteggere il gioco. In cioè, quando una volta, una volta questo qua si toglie e uno può giocare, e se interrompevano il gioco, questo qua serviva a proteggerlo. Eh? Eh. Ovviamente ogni giocatore ha il suo cassetto. è un mobile davvero stupendo, io non ho mai visto niente del genere, mai. Ok, veniamo, veniamo al prezzo. Guarda che spettacolo il lavoro che c'è qua. Cioè, hai mai visto un mobile del genere? Anche sono rimasto... 155. Ok. Pensate che costa soltanto 9.500, dai 9.500 agli 11.000 euro. Nonostante questo, il... Allora, in, di questa proprietà ci sono questi mobili. Se volete fare un'offerta, sapete come fare. L'offerta è libera, non avete nessun impegno all'acquisto. Altrimenti dimenticateli e passiamo avanti. Al resto, passiamo ai dipinti. Grazie Alessio. Il primo dipinto che vado a presentarvi di questa, in questa serata di Home Beats è questa Via Crucis, lotto numero 132. Gran bel quadro. Cominciamo col dire che siamo ancora nel 7, siamo alla fine del 700, siamo in Lombardia. È un dipinto lombardo del 7, particolarmente bello. La stima è di soltanto 7.500 euro. L'offerta è libera. Ma il lotto numero 130, e qui diventa un problema. Adesso già a inizio trasmissione. Proporre un capolavoro del genere. Lei è Antonia Manina, nata Bertolini anno domine, 1737. Chi era questa signora? Era la sorella dell'ultimo doge veneziano. Bene? Bene, ma le sorelle dei dogi non venivano ritratte, chissà da quale allievo o scolaro o non so o di quale ambito, ma solo dai grandi maestri. E il professor Berardi, scusate, ha attribuito questo capolavoro niente meno che alla bottega del Longhi. Tutto chiaro? Pietro Longhi a Venezia era un'istituzione. E quando si parla di bottega del Longhi, un ritratto di nobile, ma non un ritratto di nobildonna, chissà quella fosse, ma di una Manini, cioè della sorella dell'ultimo doge a Venezia. Quanto costa? 75-90 mila euro di stima. Il prezzo lo fate voi. Pensa un po' cosa vuol dire trovare in un Biz di Orlando un capolavoro simile. Allora, la cornice è meravigliosamente coeva. L'opera è un capolavoro assoluto della più importante collezione privata. Infatti è uno dei pezzi più prestigiosi. Parlare di una bottega di Pietro Longhi, ma poi con un ritratto, di questa forza, la bellezza dell'abito, le perle, gli accessori, ma anche la, la, la movenza di questa bella signora. Per, per come esatto, è molto bello anche il movimento che possiede, non trovate? Davvero spettacolare. Fate voi il prezzo. L'offerta è libera, quasi libera in questo caso. E grazie Alessio. Farete voi il prezzo, se vorrete, anche per questo eccezionale Sant'Antonio della prima metà del 1600. Qui siamo nella bella regione del Piemonte, ed è il numero 129. Sarà Antonio Piemontese la stima in questo caso di soltanto vabbè, da dai 12 ai 14 mila euro. Nonostante questo, il prezzo lo fate voi, anche per il numero. 129. Il numero 128 <coughs> è questo San Paolo. Sai che in sette anni del Biz, perdonami? Okay. In sette anni di Beats vi giuro, la prima volta forse che presento un sauro, oh, o la seconda volta che presento un dipinto dove c'è la figura di San Paolo, perché è, una, è molto raro come, come pittura, come soggetto. Questo San Paolo, scusate ecco questi riflessi ma come al solito i quadri antichi anche con le luci più professionali è un problema per noi mostrarle figuriamoci in un ambiente così. Eh? Allora, questo che vedete questo San Paolo, l'abbiamo numerato numero 128, ha una stima di soltanto 4.500 euro, nonostante questo come sapete il prezzo lo fate voi. Ma adesso vorrei la vostra attenzione per questo capolavoro che racconta Cristo nell'orto dei Getsemani. Allora, voi tra l'altro in questo caso <coughs> non vedete la cornice, ma in realtà il dipinto ha una bellissima cornice coeva che, eh, sapete che le parole le mantengo sempre, quando ve la porto a casa... Il quadro arriverà a casa vostra con la sua bella cornice. Eh? Vi prego di notare la qualità di questo quadro perché è qualcosa di immenso, veramente di immenso, bellissimo. bellissimo, veramente bello. Gesù nell'orto dei Getsemani, questo importante lavoro attribuito a Giovanni Martinelli, attribuzione certa, quindi con espertise esterna, che attribuisce il quadro a questo grande nome che è Giovanni Martinelli. Stima, 45.000 euro. Prezzo lo fate voi, quello che volete. Andiamo avanti. E proseguiamo, voi non potete vedere, ma qui c'è un vetro, è notte, ma a 4 metri da qua c'è il mare, 3 metri e mezzo c'è il mare, mare, mare vero, mare tirreno. Ora, andiamo avanti, il numero 126. Allora, la figura, il, i dipinti che ritraggono la figura del Cristo deriso sono i dipinti, che fanno i record price in tutto il mondo. Bene? Questo è un Cristo deriso. Si vede malissimo adesso? Uh, si vede molto male, vediamo se riusciamo a risolvere. Allora, l'opera in visione, questo Cristo deriso, uh, della, siamo ancora nella prima metà del 1600, ha una stima di soltanto 7500 euro. Nonostante questo, il prezzo lo fate voi. S siamo riusciti, se non lo stacco, eh, perché... Aspetta, no, ci tengo molto perché è un quadro molto bello e scusate un attimo. Voglio che lo vediate per bene. Tra l'altro in prima tela. Siamo nella prima metà del 1600, si vede? Ed è un Cristo deriso. Stupendo, veramente stupendo. Il prezzo lo fate voi, ok. Bene. Lo farete voi se vorrete, anche per l'opera numero 156. Guardate, questa, questa invece è una tavola, è una tavola, adesso vi dico. È un ritratto di cavaliere con la sua spada, è una tavola del 700 e la stima di quest'opera è di soltanto 3500 euro, nonostante questo il prezzo lo fate. Lo farete voi se vorrete anche per il numero 125 ed è una Madonna con bambino, Fiorentina. Vediamo, numero 125 che costa soltanto 3.200, 3.400 euro, ma lo farete voi. Se vorrete anche per queste belle rose tuffate in un vaso che è il numero 124 che costa soltanto 2.500, che bella cornice, veramente bella. E adesso non so con quale coraggio vi vado a presentare un'opera che è una delle punte di diamante di questa collezione privata di cui stiamo parlando stasera. È un capolavoro di un seguace del Mantegna, eh, dove si racconta una delle pietà davvero più belle che siano passate davanti ai miei occhi, probabilmente anche davanti ai vostri occhi. È qualcosa di meraviglioso. Questo Cristo abbracciato dalla Vergine e dalla Maddalena, guardate per favore con quale passione tutto si svolge. Bellissimo, è San Giovanni che sorregge il Cristo, è qualcosa di meraviglioso. È uno di quei dipinti che non passano inosservati. Veramente no, cioè, non, puoi, non puoi passarci davanti, far finta di niente. No? qualcosa di favoloso ed è il numero 123 di archivio Gran bel quadro emozionante costa dai 25 ai 30 mila euro nonostante questo come sapete il prezzo lo fate voi lo farete voi se vorrete grazie Alessio anche per l'opera numero 122 numero 122 e questa Madonna con bambino e qui siamo ancora nel 700, particolarmente bella, che ha un prezzo di soltanto 7500 euro. Questa è la sua stima. Ma come sapete il prezzo lo decidete voi. Decidete voi il prezzo se volete, anche dell'opera numero 121, che racconta questo soldato. Vedete questa figura mitologica numero 121 che costa soltanto 3.200 3.400 euro. Ma farete voi il prezzo, se vorrete, anche per questo capolavoro. Ora, decisamente. Un pezzo come questo si lascia, abbiamo detto Il poca... del Cristo del ISO, avete visto quella splendida opera di Poc'anzi, un quadro intenso, importante, potente. Guardate questo. E vorrei adesso che tu cominciassi da lui, da questo personaggio, che si volta dall'altra parte, come per cercare eh, di coinvolgere qualcuno a quello che sta accadendo, ha un bastone in mano. E quest'altro? che grida all'altro la guardia, che tiene però con la corda il Cristo che si avvia la croce. Gran quadro, si vede qualcosa, devo spostare questo per fortuna, alle ruote forse riesco a muovere qualcosa. No, faccio Ah ecco, ottimo, meglio così. Si vede? Un pochino meglio forse. Ok, questo è il numero 149. Stima. Okay. Costa 22-24 mila euro, un capolavoro del 1600. Il prezzo lo fate voi e lo farete voi, se vorrete, anche per questa stupenda madonna con bambino, la numero 147, del 1500. 500 anni di storia, eh, cosa devo fare qua? Si vede? Così, così. Lei è qualcosa di meraviglioso, guardate, non so se riuscite a vedere in televisione cosa c'è dietro, questa sorta di triage dipinto e la bellezza di una tela del 5 vera, qualcosa di favoloso. Lei, lei è la numero 147, costa dai 17-19 mila euro nonostante questo il prezzo lo fate voi bene grazie, bel inizio direi che questa è solo una piccola parte di quello, di quello che vedrete stasera divertitevi fin da adesso se c'è uno di questi lotti che potrebbe piacervi sapete come fare un colpo di telefono a 030 72 82 900 e potete chiamare e dire Alessandro io per quest'opera ho frottato quest'opera ho l'offerta è libera e consapevoli, vi prego, della stima che ha, perché sono stime ovviamente reali, giuste, vere. Complimenti, che sono tutto spettinato, nessuno mi ha avvertito da tanto, mi vogliono bene lo stesso. Questo è il San Paolo, da San Francesco, e questi pic pochi ma preziosi mobili che sono il 155, il tavolo da gioco così prezioso la coppia di muretti importante, beh, qui, col Maggiolini fate centro tutta la vita. Lo straordinario, io penso, non so quanti ritratti di nobili ho venduto in tutti questi anni, devo dire, ma questo li batte tutti, perché trovare un ritratto di questa signora molto famosa e molto importante, poi della bottega dell'Onghi, con la sua cornice coeva, insomma, è chiaro che qualcosa di speciale veramente speciale poi l'eccezionale ribalta emiliana del 600 numero 153 la splendida coppia di Moretti del 7 veri belli 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 loro già elettrificati la via Crucis e questo antico mobile bar Napoleone III che andiamo a rivedere con piacere con tutti i suoi specchi originali eh? Allora, direi che come inizio, non c'è male, potete già chiamarmi e dire Alessandro, per quest'opera ho frottato, l'offerta è libera, l'otto opera, quello che volete, insomma, siete voi a decidere. Questo è un gran bel mobile, raro, davvero raro, di quelli che è molto difficile trovare. Carella pure, tanto arrivano le vostre offerte, come al solito, non, non è... Non le fate mai attendere di fronte. Vabbè, che voglio dire, quando capita? Di avere di fronte dei capolavori di storia e poter decidere voi il prezzo. Ditemi: fate voi il prezzo per uno di questi quadri, o per più di uno, o per uno di questi mobili così importanti. Beh, devo dire che avere la possibilità, hanno chiesto di rivedere il Maggiolino. Maggiolini così, io non dico di partire da 10.000 euro, ma almeno da 9, 7 mezzo, 8, perché no? Bello, 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 ma veramente bello, eh beh, insomma, la classe, la bellezza e poi la maestria di Maggiolini, perché parlare di una bottega del Maggiolini oggi vuol dire veramente cifre da capogiro, questo è eccezionale. Questo cassettone è veramente bello. Il prezzo lo fate voi: avanti, su. Sì, lo so che poi dopo aspettano che lo faccia qualcun altro. L'offerta va bene, perdetelo pure. Io non ho tempo da perdere, ho tante cose da presentare. Se volete fare un'offerta, l'offerta è libera. Eh? Basta con questo giochino di gente che aspetta che qualcuno faccia l'offerta. Dai, cioè, a che serve? Fate un'offerta. Eh? Ma, ma perché poi la, è la cosa che più veramente mi nervosisce, è sentire, ma anche degli amici, degli amici di Orlando, che mi chiamano il giorno dopo dicendo, Alessandro, ieri sera hai presentato una cosa bellissima, però non ho fatto l'offerta, non è entrato in gara, e quindi, allora perché? Fate l'offerta, no? Cosa, sì, sei diventato timido adesso? Non penso proprio. Ah? Eh? <ride> Quale tavolo? Da gioco? Beh, Possiamo il tavolo da gioco. È una cosa meravigliosa quel tavolo. Veramente mai visto un tavolo da gioco così? Ma poi è stupenda anche tutto l'intarsio che ha. Tutto il legno ebanizzato, poi marmorizzato, e questi inserti, vedete, che, che rendono il tavolo veramente incredibile, un'opera d'arte, dalle zampe di, Leo di leone nella eh, parte bassa, poi questa colonna tortile tipica del lotto. E poi questa struttura con i vetri, va bene che solo questo è un capolavoro. Va bene, questa struttura con i vetri che serviva per proteggere. Il, il gioco in corso oppure eh, per proteggere appunto le, le, i personaggi della de, 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 de la, de, de la scacchiera. No? E questo è veramente molto molto bello. Il prezzo lo fate voi. Quanto mi offrite? Avanti? Fate voi il prezzo. Non dimenticate, è assurdo, veramente. Grazie Alessio. Non dimenticate che i proprietari di questi lotti hanno bisogno di realizzare. Un tavolo per da gioco, 500 euro. 500 euro? Ma nemmeno un cassetto costa 500 Nemmeno un cassetto costa 500 euro. Ma dimmi, te. Eh? 500 euro un mobile così con i suoi cassetti. Vi ricordo poi che nel prezzo che voi dite: il prezzo è IVATO, fatturato e trasportato. Cioè non è il prezzo, poi aspetta. Ma io abito al settimo piano, senza ascensore, oppure abito a Trapani, a Bolzano. Dovunque abitate, in tutta Italia, il prezzo non cambia: 500 euro un po' più di rispetto per la bellezza e l'importanza dei lotti, devo segnarlo, eh. adesso dobbiamo far partire un conto alla rovescia di 30 secondi allo scadere del quale assegniamo i lotti in gara. Dimmi, dimmi, cosa hai bisogno? Il 147 da rivedere, non so quello. 147, sa dov'è? non so eh. ah c'è da sette là la madonna con un bambino del 500 andiamo a rivedere per un gentile amico grazie È bellissima. Beh, insomma, è una Madonna, una Madonna del Cinquecento, mi sembra che non c'è bisogno di, di commentare. È eccezionale, bellissima. 500 anni di storia. Quindi. Per il cassettone bottega Maggiolini abbiamo un'offerta di 1000 euro. No, dai, su, su, su. Grazie. Grazie. Cosa dice? Vieni, vieni, vieni con me. Ma che cosa ti interessa? Ma, ma faccio pensare. la curiosità della gente. Allora. Dunque, signore e signori. Siamo a 500 euro per un mobile così bello, un tavolo da gioco. Cioè, allora, scusate un secondo. È indiscutibile proprietari di questi beni hanno bisogno di realizzare, è tutto vero. poi questi beni non sono miei, quindi a me cosa interessa, no? Io sono dalla vostra parte perché io sono qua per vendere tutto. I proprietari hanno bisogno di vendere veloci, quindi sono tutti i vostri alleati. Per favore, un po' più di rispetto per i lotti. cioè, fate offerte che abbiano un po' più di senso. Prego. Mille euro anche per la ribalta. <ride> Ma voi cioè, state facendo, state offrendo quello che si offre per mobilifici industriali. Una ribalta emiliana del 1600 di questa bellezza, mille euro. Poi, attenti, che questo è buffo, un cassettone della bottega del Maggiolini, il più grande banista lombardo di ogni tempo, 1000 euro. Poi, un, ta un tavolo da gioco. Così bello, così, così prezioso, così inedito. Mai visto un tavolo così? 500 euro. C'è Orlando, ma ho la casa piena di mobili. Ma io non lo metto in dubbio, ho già detto questa cosa. Ma il mio, purtroppo, è un mestiere fatto di ripetizione. Io ho visto alcune case vostre, sono piene di mobili. Ho capito? Bene. Ma se trovi dei mobili così esclusivi, così importanti, togli qualche vecchio mobile, no? E metti qualcosa di meraviglioso. Perché 500 euro un mobile così, come fai a non, non innamorartene? E vabbè, cosa direi poi dello straordinario Maggiolini? E 1000 euro per questa splendida ribalta. Vabbè. Allora, è una cosa meravigliosa di come realizzare. Io come al solito perdo la mia nota. Ecco, ok. Devo assegnare. Devo assegnare. Grazie. Mi sembra che è sana, perfetta, intatta. Guarda che mobile è questo. Ma poi in ordine, giusto, con la, le guide in ordine. 700 certo. euro per il tavolo da gioco. Ma che fanno? Rilanci di 200 euro su pezzi del genere, dai. Cioè solo questo. Solo questo può costare 1000 euro solo lui. Eh? Perché è tutto fatto a mano, cioè un, un tavolo da gioco così bello. Ma dove l'avete mai visto? Ma dove l'avete mai visto? Allora io adesso devo far partire un conto alla rovescia di 30 secondi, allo scadere dei quali i lotti sono assegnati a chi ha fatto l'offerta più alta. Cosa vuol dire assegnato? Niente che ha fatto l'offerta più alta, potrà rivedere il bene gratuitamente, quando ha tempo e voglia, o a casa propria in tutta Italia, o nelle nostre gallerie, o a Brescia, o a Pietrasanta in Toscana, quando volete voi. Adesso non dovete comprare nulla, devo assegnare questi mobili. Allora, in gara abbiamo, Alessio, la splendida... Ma com'è bella questa ribalta emiliana del 6! Allora, questa è la numero 153... <coughs> Per la ribalta 1200 euro. È ridicolo, è ridicolo. 1000? Ma dai, basta! 1200 euro. Una ribalta del 600 emiliana bolognese così bella. Ma 1500 non costa nemmeno una poltroncina dell'800 fatta non so dove. 1200 quanto ha detto? 1200 sì. 1500 euro per la ribalta. Ancora? Mi ricordi la stima, per favore. Per le stime mica me le invento io. No, perché io non mi intendo di mobili, io mi intendo di moderno e di contemporaneo. Quindi le stime non me le invento io, le faccio fare a chi conosce questi mobili, va bene? Cos'è la stima della, della ribalta? Scusa? 15.000 euro. Lo sai, una ribalta così? In mano a chi sto io e forse sai anche te quanto ti chiede. Ti chiede almeno 45.000 euro. Siamo a 1500. 1700 per la ribalta. Ma io capisco che eh, sono già stanco all'inizio della missione. 1700. Eh, udite, udite. Un mobile, del Maggioli, un mobile del Maggiolini di questa bellezza della bottega del Maggiolini, numero 152. Un pezzo da brivido così, Scusé. Eh. No, ora voglio dire. Siamo a mille. mille euro. Buffo divertente. Veramente divertente. Andiamo avanti. E lui, uno dei mobili più esclusivi. Eh, so, nel frattempo sono arrivate delle offerte per dei dipinti. Calma. Eh. Assegniamo questi tre mobili e poi andiamo sui dipinti. Un mobile così esclusivo. Perdonami, ehm, Roberto, a quanto siamo Amy, per il. Siamo a soltanto 700 euro. È assurdo, assurdo. Chi mi offre subito mille amici, almeno mille. Ma guarda che mobile è questo! Chi mi offre mille. Vabbè, devo assegnare, passare le offerte se ne avete. Per il tavolo da gioco 900 euro. Poteva per dire 1000, casset... dai. E per il cassettone 1200. Ma basta! Amici, ma non si fa rilanci di 200 euro su un mobile così. Ai ai ai, allora, devo assegnare. Allarghiamo un'immagine. Oh, non mi ricordo più Alessio. Uh. 900 per il tavolo da gioco, stupendo, raro e prezioso, 900 giusto, 9, 1200 per il Maggiolini e eh, per la ribalta siamo a 1700, <ride> una ribalta del 600 Emiliana. per tutti i lotti amici diamo gli ultimi, diamo inesorabili, splendidi, 30 secondi e assegniamo tutti e tre i mobili, bene. Ora, cosa vuol dire 30 secondi? Ma ovviamente voi non avete 30 secondi per pagare, comprare. No, non si compra niente in televisione alle 10 di sera in 30 secondi. 30 secondi, prendi un telefono in mano, offri qualcosa in più che ti consenta di rivederlo. Senza nessun impegno all'acquisto, va bene? Però, amici, alziamo un po' queste offerte, perché siamo veramente bassi. 30 secondi, assegniamo tutte e tre. Per il cassettone, 2000 euro. Non ho capito. 2.000 per il Maggiolini, mancano ancora 10.000 euro su questo. Una splendida bottega del Maggiolini, davvero, favolosa. Quindi siamo a 2.000 per il cassetto. 2.000 per il cassetto? Bellissimo. No, siamo, per la ribalta siamo a 1007. 1900 euro per la ribalta, 1900 19, il capolavoro del 600 Lombardo, 30 secondi. Ciao. Allora. Attenzione, devo dare 20 secondi. 1100 euro per il tavolo da gioco. Per la, ripartono 30 secondi per il tavolo da gioco, per la ribalta. Siamo a 1900. Grazie, Alessio. Un attimo. Allora, sono ripartiti 30 secondi per il tavolo da gioco. Siamo a. 1100 per il cassettone della scuola del Maggiolini e per la splendida ribalta del 600 Emiliana. 2100 bolognese. euro e un'altra offerta di 2300 euro. 2300 per la ribalta, ripartono 30 secondi, diamo 10 secondi per la, lo splendido cassettone della scuola del Maggiolini. Per lui siamo a 2000... la scusa. Allora, per il Maggiolini siamo a 2000 2000, 10 secondi. 9 8 7 6 5 4 3 2 uno, attenzione, è vero, mi dimentico sempre: non aspettate mai gli ultimi secondi perché c'è un ritardo televisivo. 2200 ore ripartono adesso, non aspettate gli ultimi secondi, c'è un ritardo televisivo. 2002 per la scuola del Magiolini, e attenzione, diamo 10 secondi per il magnifico tavolo da gioco. Davvero, mai visto una cosa così bella? Siamo soltanto. 1100 e una ribalta della prima metà del 1600 bolognese, così bella, per lei siamo a 2003, giusto? 2003, 1100, 10 secondi per i due lotti. 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. I migliori complimenti a entrambi assegnati, ma adesso dobbiamo dare gli ultimi 20 secondi per il Maggiolini. Per lui siamo, una scuola di Maggiolini così bella, per lui siamo a soltanto 2.200 euro. Limite. Signore, signori, diamo per lui gli ultimi dieci secondi. Nove. Otto. Sono pezzi di storia, una cosa incredibile. Sette. Sei. Amici, siamo a 2200 euro. C'è un, un cassettone d'arte povera toscana dell'Ottocento. Con tutto rispetto e amore che ho per la Toscana, niente costa di più. Ad ogni modo. Tre secondi. Due. Uno. Assegnato anche lui con i migliori sinceri complimenti. Uh, Signor no, 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 perdonatemi se li lasciamo qua, perché non siamo in una galleria, non c'è il magazzino, cioè devono stare qui. Sono assegnati, però non li sposto, ok? Uh, un gentile signore vuole vedere il magnifico mobile bar, antico mobile bar Napoleon III, Napoleone III, lo vediamo, ed è questo. ]issimo. ve lo faccio rivedere no no calma 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 quali? le lampade Moretti avete i due Moretti qui siamo nella prima metà del 1700 sono meravigliosamente belli e soprattutto autentici ci sono tante di quelle imitazioni in giro che non potete immaginare questi sono veri e sono già elettrificati, vedete? Ora uh, questi, l'altezza io non ce l'ho, voi un attimo solo che cerchiamo di stabilirla. Sono bellissimi, veramente belli davvero, perché poi sono poggiati su queste basi, nascono con queste, questi capitelli, bello il colore, quindi. Allora, sono alti 1,20 m ciascuno, praticamente sia a terra sia su mobile, e hanno 300 anni, sono bellissimi, costano 12.000 euro. Dai 12 ai 15, questi, eh, 12 costano queste altre due. Questi invece siamo alla fine del 700 e sono comunque importanti e stupendi perché messi in un ingresso vicino a un mobile con delle piante. Eh, sì, esatto, nascevano come fioriere per mettere una pianta o un vaso, eh? perché no? Ok, ma il prezzo lo fate voi, sia di questi che di quelli là. Uh, ok, fate voi il prezzo, state continuando a chiedere il capolavoro dell'Onghi, sì, il ritratto della sorella dell'ultimo doge veneziano, ma secondo voi quanto costa questo quadro? Avete già i ritratti, esatto. Poi con attribuzione simile, cioè, è un pezzo pazzesco. Fate un'offerta sensata. Eh? Allora, passate le offerte per favore. Grazie. Per la Madonna del 500, la 147, abbiamo un'offerta di 3.000 euro. 3.000 euro per quale? Ah certo, certo. Una Madonna con bambino del 5, di quel, un capolavoro come quello, avete offerto 3.000. Vieni, vieni, vieni. 4.000 euro questo per Madonna. la Madonna con bambino numero 147. Sì, sì, ma forse ogni tanto ricordate anche le stime che hanno, questa è una cosa incredibile, la bellezza di questo qua. Dai su 4.000. Chi me ne offre subito 10, va davvero? Ma che bella che è! È stupendo questo quadro. per quadro, veramente importante. Grazie. 1500 per la Madonna con bambino. Scusa, stavamo andando così bene di mille in mille, cosa c'entra ora? 4 e mezzo. 4 e mezzo, vieni. Allora, sono dei pezzi da brivido veramente. Sono bellissime, veramente belle. Il 132 del 7, volevamo vedere, è del 700. Una via crucis così bella, la vediamo. Alessio, ed è la numero 132. Ed è veramente molto, molto bella. Numero 32, fate voi il prezzo. Questa era per una gentile signora in linea conemi. Vabbè, è un amore. Ma chi ce l'ha in casa? Chi ce l'ha in casa un mobile bar antico così bello? Ma l'avete visto cos'è? Cos'è? Eh, invitate un ospite a casa vostra un, per bere qualcosa di buono e allora aprite questo mobile favoloso. Quando è chiuso, ovviamente, sembra un secretaire. Poi fate accomodare il vostro ospite e aprite questo mobile con gli specchi originali, pensate cosa vuol dire, e ovviamente offrirete a lui, con bicchieri di cristallo, offrirete a lui la, il liquore più buono che avete, no? vino rosso toscano, chiaramente. <ride> Prego. Per la coppia di Moretti con gli elettrificati, numero 150, 2.000 euro. 2.000 euro, ne costano dai 12 ai 15, hanno offerto 2.000. Vuol dire mille euro l'uno. Ma io vi voglio ricordare che soprattutto nelle televendite appaiono molti moretti, ma sono, sono finti, sono falsi, sono asiatici, fatti non di legno, ma in pasta di non so cosa e sono fatti domani. Questi hanno 300 anni. 2000 euro. Alessandro, scusa, per la Via Crucis il 132 abbiamo un'offerta di 1500 euro e per gli altri Moretti, quelli con la fioriera, siamo a 1000 euro. 1000 euro per tutti e due, <ride> però siete fenomenali. Giuro. una coppia di Moretti con le loro basi della fine del 700 sono fioriere poi stupende da mettere in casa. Ebbene, per tutti e due 1000 euro. Quindi hanno offerto 1000 euro per questa coppia e 2000 per questa ho capito bene? per il mobile bar numero 154 2000 euro oh ma siete scatenati stasera 2000 euro soltanto per questo mobile bar così raro così 2000 presso. euro anche per i Moretti e Fioriera 2000 euro per i gli altri due Moretti gara Grazie. assegnare questa eccezionale Madonna, voglio cercare di metterla un po' più dritta perché così è un problema. Questa splendida, antica Madonna del Cinquecento di questa, dimmi, si vede? Così. Allora, un capolavoro del 500. Una Madonna con un bambino del 5, così bella, siamo per lei a 4 e mezzo. A 500 anni questo quadro. Vi ricordo che quello che dico è messo per iscritto ai termini di legge. Chiaro, i lotti sono tutti espertizzati. 4 e mezzo. Poi. L'antico mobile bar che vedete? Eh, eh, non mi ricordo più. La deposizione numero 123, 2000 euro. Cos'è? Il seguace del Mantegna, certo. 2000, 2000 euro per l'antico mobile bar, poi due, 2000 euro l'antica cognata. Per coppia il mobile bar, 2500 euro. Due e mezzo per il mobile bar, 2000 euro per la coppia di Moretti del 700 e 2000 per l'altra coppia di Moretti della fine del 7. In gara dunque abbiamo questa coppia di Moretti, questa, la Via Crucis a 1500 euro soltanto, una Via Crucis lombarda della fine del 7, l'antico mobile, mobile bar a 2005 e udite, udite, una Madonna con bambino del 500 di questa bellezza. Per lei siamo adesso a quattro e mezzo. Per tutti i lotti in gara, voi non avete nessuno. Sono entrati in gara altri dipinti? Un attimo, adesso ne andremo. Beh, per forza, una pietà. Ma del... È così bella. 30 secondi e assegniamo tutti i lotti in gara. Vi giuro, le imitazioni asiatiche costano di più. Questo è vero, è veneziano, ha 300 anni, 1000 euro. Eh? 2000 2000 1005 2005 4 e mezzo 30 secondi e assegniamo tutto quanto 30 secondi e le assegniamo pensa chi si assegna questa Madonna così bella, così importante Siamo a quattro e mezzo Bellissima, bellissima. 4.700 euro. Cosa ha detto? Non ho capito, Roberto. 4, eh? Adesso, cosa vuoi fare? Allora... Quattro e sette ripartono trenta secondi. Per tutti gli altri lotti diamo dieci secondi e assegniamo. Dieci secondi. Nove. Otto. Sette. Sei. Avanti, dica cinque, cinque e mezzo, è bellissimo. Qua quattro. Tre! Due. Uno! Vai! Vado? sì. Come si, sì? Sta sta, sta, cercando... Quindi? 4.900 euro. Ma, ma come 4.9? Perché l'ho detto 5? 30 secondi per lei, adesso sono assegnati. 4.9. Perché è entrato in gara 10 secondi, intanto per lei sono 9. Eh, io no, scusa, a quanto siamo arrivati qui? 7, sto segnando la Madonna. Quanto siamo arrivati qui? 6. Per lui. 5, certo. 4. 3. Non sto segnando questo qua, lo sto segnando la Madonna con il bambino. 1? I migliori complimenti, assegnata a un prezzo strepitoso, un dipinto così importante. Ho oh, oh un problema: è entrato in gara uno dei top lottery stasera, perché chiaramente parlare di un seguace del Mantegna un quadro emozionante come questo. E per lui la cifra più alta pervenuta, mi ricordi la stima del professor Benetti per favore di questo? Il 123 Oh, il quadro ha una stima firmata e consegnata a voi di 25-30 mila euro. È un capolavoro. La cifra più alta pervenuta è di? 2.000. 30 secondi. E lo assegniamo. Misura 1,50 m per... 95 30 secondi. 30 secondi, amici, è un capolavoro. Ma dai, via, ho mai visto. No, si vede malissimo, hai ragione, hai ragione. Come devo fare? Ai ai ai, prova adesso. Guarda che quadro è questo. Stupendo. 2500 euro per l'opera in visione. Quanto? 2.500 Ma che, Ma che 2,5? Mi dicano subito 10.000, via. È stupendo, veramente emozionante la bellezza di questo quadro. Due e mezzo. 95 per 150 metro e 50, su. Andiamo la misura. Ha soltanto due e mezzo, ma dai, oh, pensa un po'. Costa 30.000 euro un quadro così, siamo a due e mezzo. Bene, 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 bene. Diamo subito 20 secondi. 20 secondi, siamo a niente, non siamo nemmeno al 10% della stima. 3.000 euro per la deposizione. Costa 30.000. Mi dicano subito 5, 7, 9, no? Dai, è bellissimo. 30 secondi. 30 secondi, grazie. capolavoro simile. Amici, devo dare gli ultimi dieci secondi, è allucinante un quadro di questa forza. Dieci secondi, siamo a soltanto 3.000. È bellissimo, è emozionante, è emozionante, veramente emozionante. 9.000, 3.000 euro. Eh? E viva il pizzi Orlando, sicuramente. Otto! 3500 euro! Poteva dire anche 5.000, perdiamo meno tempo. 3 eh? e mezzo ripartono 30 secondi. Un capolavoro simile. Un seguace del mantegna. Ah certo, non ha segnato anche quello. Siamo a soltanto 3.500 euro. Vabbè, facciamo 20 secondi. 20 secondi, amici. 20 secondi. Per l'opera in visione 3.700 euro. Dieci secondi amici, attenzione. Siamo per lui un capolavoro simile. Non mi ricordo più. A 3.700 euro. Un seguace del mantengo. Una meraviglia di quadro come questo. Lo stiamo assegnando a 3.700 euro. Dieci secondi. Nove. Amici, siamo a 3.700 euro. Chi mi dice subito 4, 4 e mezzo, avanti. Sai cioè, quando mai vi comprerete un quadro così importante a meno di 20.000 euro? Impossibile. 5 secondi. 4. 3. 2. Non aspettate gli ultimi secondi perché c'è un ritardo televisivo. Scusate, che potrebbe non consentirvi di rilanciare uno. Vado? Sto segnando. E complimenti. Era il telefono veloce perché non posso aspettare la gente. Non è rispettoso nei confronti di chi ovviamente. No, ritardo, lo dico, c'è cioè, un ritardo, non è colpa mia, il ritardo ce anche la Rai e Mediaset, eh? un pochino meno del nostro, ma c'è. Quindi Ah beh, poi mi farà col lancio di Mi Farà lancio di 100, euro 30 secondi, treo. Vi ricordo che il prezzo che voi decidete non è più trasporto più IVA, no, è il prezzo che pagherete, senza sorprese. Cioè, è bellissimo questo quadro, è veramente emozionante, e siamo a soltanto 3.000. Condi, per lui siamo a soltanto 3,8. Ma la bellezza del San Giovanni, vi siete accorti la meraviglia del San Giovanni? E lei, lei per la, la Maddalena con l'abbraccio, bellissima, bellissima, bellissima. Non ho capito, quanto? 4.000. 4.000 soltanto, 30 secondi lo segniamo. Siamo a 4.030 secondi e lo assegniamo. Bellissimo quadro, veramente splendido. Signore e signori, siamo a 4.000 euro, è ridicolo, cioè un capolavoro come questo, veramente degno di una collezione davvero importante, siamo a 4.000, diamo gli ultimi 20 secondi, ve lo assegniamo, 20 secondi amici, splendido dipinto, mi dispiace che non lo vedete bene, perché c'è la figura, purtroppo questi quadri hanno bisogno della luce di casa vostra, guarda, guarda la bellezza del San Giovanni, vieni a vedere per favore, vai là a sinistra a vedere, ma com'è bello questo qua? 4.000. Signore e signori, diamo gli ultimi 10 secondi. No, 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 non importa. Ok, diamo gli ultimi 10 secondi, siamo a soltanto 4.000. Tra poco parleremo di pittura fiamminga, parleremo di cose splendide che non vedete ancora. Le vedrete tra poco. Nove. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. 3 2 e 1, vado. Migliori complimenti. Quadro bellissimo. Ha soltanto 4000. Un capolavoro simile. Allora, um, dunque, mentre io parlavo di questo quadro, mi suggeriva Amy che hanno chiesto di rivedere un altro dei top lottery stanotte, perché i ritratti di nobili vi piacciono, questo l'ho capito, in questi anni avete fatto gara spesso sui ritratti di nobili, ma è la prima volta che capita un ritratto di nobile così importante. Quadro da collezione strepitosa è questa Bottega dell'Onghi che racconta la sorella dell'ultimo doge veneziano, e cioè... Antonia Manina, nata Bertolini. Questo è un capolavoro vero che non troverai mai, con la sua cornice coeva. E questo era da rivedere. Altro gran bel quadro, Alessio. Maraviglioso, veramente bello. Cioè io sono... Allora, io senti, è inutile girare intorno. Allora Io, per una questione di, di, uh, di correttezza, la correttezza è la base della mia rete. Io, durante la trasmissione, non parlo con nessuno, non, uh, non commento con nessuno. io ho tanti amici perché l'amicizia per me è qualcosa di importante. E mi stanno dicendo che ha chiamato un mio amico, una mia amica, clienti amici, dicendo: Dite mm -hmm. a Orlando che. Questo quadro mi piace, ripeto, in Orlando Arte la legge è uguale per tutti e tutti siete importanti davvero per me e chi, chi compra da Orlando con, mi conosce, conosce la mia educazione, il mio modo di fare. Allora, So benissimo che questo quadro è molto appetibile e piace a tanta gente. È un quadro che ha una stima importante, va bene? Perché è un quadro raro, prezioso. Chi è che già in casa... Un ritratto dell'onghi, della sorella dell'ultimo doge di Venezia. Ma sono cose che trovi soltanto in qualche palazzo veneziano, non so di chi, no? per cui sono quadri da brivido. Okay, quindi fate un'offerta un, un ragionevole. E cosa dire di questo capolavoro? Perché è un quadro favoloso, veramente bello. Siamo nella prima metà del 1600, e questo Gesù nell'orto del Getsemani è qualcosa di fantastico. Nonostante questo, il prezzo fate voi anche per lui. <ride> Ora, nel frattempo, sono entrati in gara altre opere. Il numero 128 e 126, 1500 e 1500. Cos'è il 128? Ah, il 126 è quel Cristo del riso splendido, lo andiamo a vedere. E per lui siamo adesso ha soltanto 1.500 euro. 1.500 euro. Si vede qualcosa? Poco. Vabbè. 1.500 per lui. Poi, uh, se ho capito bene, Alessio, 1.500 anche per il 128, quel San Paolo, che andiamo a rivedere. Covid time, ancora è presto per Covid time. E basta. Sì, lo so, non ho chiesto di rivederlo, ma nessuno... Eh, lo facciamo rivedere subito? Rivediamo anche San Francesco Alessio, per favore, il numero 129 per Roberto. Ah, Sant'Antonio, scusatemi, perdonatemi, perdonatemi. Perdonatemi. Ma quadri che raffigurano Sant'Alessandro, mai? No, così, chiedevo. Sì. Per l'opera in visione, 2000 euro. 2000 euro. 2.000 euro. 2.000. 2.000. Grazie. A voi. A voi. Per il ritratto di Cavaliere, opera numero 156, aveva un'offerta di 1000 euro da rivedere. Questo è, è molto bello: il ritratto di Cavaliere, è una tavola del 7. No, non, fate, non fate caso a questo lieve insulto del tempo. Ve lo faccio mettere a posto, è eh, parola mia. È in gara anche lui, ha soltanto 1000 euro. Ha soltanto 1000 euro. Vabbè, abbiamo quattro opere in gara, quindi è il momento di procedere all'assegnazione. Allora... Qual è il cento? Sì, lo so, però non posso fare miracoli. Allora, Steli, dunque farò una cosa terribile, mi perdonerete, metto a terra i quadri che non si mettono, però almeno sono sicuro che li vedete bene. In gara abbiamo il, 126, il 129 che avete visto a sinistra e il, questo che vedete qua, che è bellissimo, un San Paolo così. In gara avete quattro dipinti, ok? Sì, così si vedono abbastanza bene. E adesso procediamo all'assegnazione. Allora, mi ricordi le ultime cifre pervenute, per favore? Sono lo sprenido Cristo deriso, un dipinto così importante come soggetto, per lui siamo a 1500 euro. Poi, per la, la tavola del sette, il cavaliere con la sua spada, siamo a 1000 euro soltanto. Poi, per il San Paolo, siamo 1500 anche per lui e per il Sant'Antonio 2000 euro. Devo assegnare, attenzione, 2000, 1500, 1.000, 1500. Per tutte e quattro le opere diamo 30 secondi e assegniamo. Scusate se le abbiamo collocate a terra, ma almeno sono sicuro che le vedete bene. Questo è un home beats, siamo nella proprietà di questa. Collezione, quindi non, non ci sono luci professionali e possibilità di far vedere bene. Ma voi concentratevi sulla bellezza delle opere. Ebbene, siamo a 1500 euro, 1500, 1500, 1030 secondi e assegniamo 30 secondi. Grazie. 10 secondi per tutte e quattro le opere. 9, 8, tra poco vi faccio vedere un quadro, vedi la, vedi la mia grande correttezza, tra poco c'è un quadro, ve lo dico tra un istante, 5 secondi, 4, 3, 2, e uno, migliori complimenti, tutti e quattro assegnati. Qui accanto c'è un dipinto di. Che ora io chiaramente io non posso sapere. Allora, il Orlando Arte ha superato i 15.000 clienti, va bene? In pochi anni, grazie naturalmente. Dove, vi giuro, mi dovete credere, su 15.000 clienti, che sono tanti per un pubblico che compra cose importanti, eh? Quindi, figli clienti, ma vi prego di credermi, io personalmente ne conosco cinque. <ride> è vero. Mai conosciuti. Ma non perché non voglia conoscere, è impossibile, eh? Quindi, su 15.000 clienti, vi giuro, ma credetemi, io ne conosco, cioè che ci siamo stretti la mano, ne conosco cinque. Bene? Bene. Beh, pensate che dove ho lavorato per vent'anni, prima di accendere la mia splendida rete, avevamo più di 300.000 clienti e non ne conoscevo nemmeno uno. <ride> Perché era vietato che io conoscessi i clienti, potevo rubarli. Eh? Vabbè, allora è vero, è una cosa davvero incredibile, vorrei davvero conoscere tanti di voi, ma... Eh, Com'è possibile? Siete tantissimi in tutta Italia e eh, io sempre in giro poi faccio fatica. Ma questo per dirvi che uno di questi cinque che conosco, che poi io quelli che ho conosciuto poi sono diventati ottimi amici, se mi sta guardando, non faccio nomi, ma se mi sta guardando, gareggia fino a qualunque prezzo perché so che gli piace. È qualcosa di meraviglioso. Attenti bene. Quante volte vi ho parlato dell'importanza della pittura fiamminga? Tante volte. E soprattutto di quello, scusate, di quello che la pittura fiamminga vuol dire a livello di investimento. Eh, questo è fondamentale. Bene, questo capolavoro racconta una scena di caccia fiamminga. Attenti. Dei primissimi anni del 1600, un capo... Guardate, guardate questo giovane, va bene? Che spara la preda. Lo vedete? L'altro con il cavallo. È qualcosa di eccezionale, eccezionale. E questo quadro, parlando con la, la proprietà, è stato acquistato dalla collezione B di Biscardi vi ricordate il famoso commentatore sportivo eh, come si chiamava di nome adesso non mi, non mi ricordo il nome. Aldo Biscardi, certo, famoso Aldo Biscardi che faceva il processo del lunedì mi sembra mi ricordo e eh, questo, questo quadro viene dalla collezione Aldo Biscardi una collezione molto importante eh? è stato acquistato da quella collezione ma al di là di questo L'opera è un capolavoro e vi dico subito che ha una stima, che vi prego di ascoltare, di non far finta di niente come sempre, il 142 di soltanto 25-27 mila euro. È un capolavoro, collezione Biscali. Nonostante questo il prezzo lo fate voi. Lo farete voi se vorrete, anche per questo, eh, guarda glielo faccio vedere subito perché lo chiedeva da prima, è un fiore, siamo ancora nel 700 con la sua cornice coeva, particolarmente belle. Mi fai un favore. Ed è il 124. Questo, questo e questi due, se mi puoi togliere per favore. Sì, sì. Allora, La, questo è un, è un fine 7, il 125? È un fine 7? Yeah. Sì, 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 bellissimo, quadro, giusto. Grazie, eh Freddy. Coffee time, questa è una buona notizia. Coffee time. Ok, allora. Ah, ma io lo so, è che non posso. Vedi, eh, è una questione proprio mia, poi so che ci sono miei colleghi, colleghi è una parola grossa, comunque, che, fanno, che cercano di fare questo mestiere, che. Che chiamano i clienti, li disturbano, li chiamano, li cercano. Io no, ho altro da fare. durante i giorno e poi... Odio talmente essere io disturbato che non disturbo gli altri. Non fare... No, giusto. Ma se questo... Vi giuro, se avessi mandato la foto di questo quadro a chi so io, voi, questa sera, non potevate... Cioè, ma ne, Non potevate nemmeno gareggiare perché lui è uno di quelli che dice questo quadro deve essere